cioè non si sveglia la mattina molto presto. Non vuole lavorare. Hai capito io il significato di pigro? Sì. E tu? Pigro. Cosa significa pigro secondo te? Pigro è un aggettivo che si usa per, diciamo, per le persone. Una persona pigra. Al contrario c'è anche, diciamo, un altro aggettivo al contrario. Una persona svelta, una persona, diciamo, abile. Posso dire che sempre vorrei lasciarsi. Lasciarsi? Sì. Posso dire? Rilassarsi. Vuole sempre rilassarsi. Non vuole fare niente. Non vuole lavorare, non vuole studiare, non vuole proprio fare niente. E poi ci sono altri aggettivi, se avete notato. Qualcuno mi può, diciamo, dire quali sono gli aggettivi che non si può dare ad un viaggio? Esatto. Cosa significa timido? Paura non c'entra qui niente, no? Gentile? Gentile no, gentile, diciamo, ha un altro significato. Parliamo un attimino di timido, vediamo cosa significa timido, essere timido. Vuole, per esempio, parlare. Brava. Sì. E secondo te, Michele? Forse non prova i cibi diversi quando si timido, quando non ho paura di provare un altro cibo, per esempio. Sì, si può. Ho capito cosa intendi dire. Faccio, diciamo, faccio lo stesso esempio che ha fatto Michele. Io vado a casa di Michele, lui mi offre, diciamo, un tè, prendo il tè, poi mi viene fame. Ho fame, ma siccome sono timido, non mi rivolgo, diciamo, la parola a mio amico che io ho fame, dammi qualcosa da mangiare. Resto in silenzio e non dico esattamente niente. Questo vuol dire, diciamo, sono un po' timido. Sono, diciamo, in comune, sono con i miei amici. Tutti quanti parlano, eccetto io. E questo, diciamo, essere timido. Essere timido. E poi ci sono, diciamo, altri aggettivi. Mi puoi dire, diciamo, quali sono, Michele, altri aggettivi che non si può dare al viaggio? Occupato forse? Occupato, esatto, non si può dare, diciamo, che è un viaggio occupato. Ce n'è un altro, dignitoso. Cosa significa dignitoso? Disonesto. Che vuol dire non è onesto, è al contrario. Di onesto. Per capito, diciamo, il significato di disonesto? Non dice la verità? Non, questo è, diciamo, un altro aggettivo. Quello che non dice la verità è un bugiardo. Disonesto, vi faccio, diciamo, un altro esempio molto 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 semplice. Siamo in aula, poi quando finisce la lezione tutti quanti escono. Io, mentre sto per uscire, trovo, diciamo, un portafogli di Michele, che è rimasto sul banco. Vado, lo chiamo e dico: Michele, e questo è il tuo portafogli. E questo, diciamo, è onestà. Mentre, diciamo, disonesto, vuol dire trovo il portafoglio di Michele, lo metto, diciamo, nelle tasche. Questo è disonestà. Non essere onesto. E poi cosa abbiamo? Abbiamo anche un altro aggettivo che si usa molto, un aggettivo che si usa sempre,
gentile. Una persona può essere gentile, ma un viaggio non può essere gentile, giusto? Sì. Di solito quando qualcuno ti fa un favore, gli diciamo sei stato molto gentile. Oh. Allora, cos'è secondo voi un viaggio faticoso? Cosa significa faticoso? Noioso è diverso. Stressante diciamo ancora diciamo diverso. Abbiamo detto un viaggio faticoso.